Nel corso della nuova settimana di Terra Amara, il Maas e Zuleia si incontrano per rompere definitivamente. L'uomo, però, nel frattempo, inizia a provare interesse per la dottoressa Mujian. Ma quando la invita a cena, si imbatte proprio con Zuleia. Intanto Demir vuole ritrovare un uomo che in passato riuscì ad incastrare il Maas. Molto turbato dalla testimonianza di Usamettin, Fekeli inizia a indagare e scopre che l'uomo trascorse molto tempo in una grande casa dei veli. Inizia in tal modo a sospettare che la dimora sia stata a lui regalata in cambio di una falsa testimonianza. Demir è, come al solito, intenzionato ad allontanare il Maas da Chukurova. Si mette allora in cerca di Ali Riza Sicci, unico uomo ancora in vita di coloro che provocarono con falsa testimonianza la condanna per il Maas. Zuleia intanto dà una lettera a Sabatin da consegnare al Maas, e dove lei confessa che Adnan è suo figlio, spiegando anche che è stata costretta a sposare Demir. Ma quando quest'ultimo, poco dopo, è coinvolto in un incidente stradale, ha dei sensi di colpa e, ripresa la lettera prima della consegna, resta al fianco del marito. Dal canto suo, il Maas inizia a provare un'attrazione per la dottoressa Muijan, anche se capisce di dover prima risolvere definitivamente le questioni in sospeso che ha con Zuleia. I due si incontrano e sanciscono la definitiva chiusura di ogni rapporto. Il caso gioca però uno scherzo ai due ex fidanzati. Quando il Maas invita Muijan a cena, nel locale entrano anche Demir e Zuleia. Quest'ultima è colpita da un malore e vuole tornare a casa. Sengaver confessa nel frattempo a Nial che in passato il Maas ebbe una relazione con Zuleia. Intanto Ghafur riesce a trovare Ali Riza Sicci, ma scorge Said mentre esce dal negozio appartenente proprio a Sicci.